A cavallo tra il 24 e il 26 dicembre la Sea-Watch 3 ha completato con successo 5 operazioni di soccorso portando in salvo 446 persone. Di queste 6 sono state già evacuate con urgenza per motivi medici e oggi al porto di Pozzallo stiamo iniziando lo sbarco di 440 persone. Sposto subito. La prima richiesta di un POS, di un place of safety, è stata inviata alle autorità immediatamente dopo il primo soccorso, e quindi ormai 8 giorni fa. E la Sea-Watch 3 ha successivamente fatto ingresso nelle acque territoriali italiane nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Si poteva assolutamente evitare, sono ormai 4-5 giorni che la Sea-Watch 3 attendeva l'assegnazione di un porto sicuro. A bordo, come spesso accade, ci sono decine e decine di minori, di donne e di soggetti vulnerabili. Abbiamo ripetutamente reiterato la richiesta di POS alle autorità italiane. Siamo consapevoli delle difficoltà logistiche nel trovare, come dire, i posti nel sistema d'accoglienza, probabilmente però si potrebbe prevedere e fare qualcosa in più perché si evitino queste attese. Le principali difficoltà che vengono incontrate dalle autorità sono relative agli aspetti prettamente logistici, questo però non giustifica un ritardo che comunque costringe il nostro equipaggio e in particolare il nostro comandante a assumersi la responsabilità per le persone che ha soccorso. Il giorno 23 dicembre è arrivata la definitiva chiusura del procedimento aperto nei confronti di Carola Rackete e anche nel provvedimento di archiviazione viene ribadito come un soccorso si concluda solo con il termine dello sbarco, quindi crediamo che l'Italia in generale e gli Stati membri dell'Unione Europea debbano e prevedere un sistema d'accoglienza in grado di accogliere. Un sistema francamente che non si basi sull'utilizzo di navi quarantena che, per quanto possano in un certo senso dare dei vantaggi da un punto di vista sanitario, o almeno questo è quello che viene riferito, poi creano di fatto un collo di bottiglia, perché una volta che viene raggiunto il limite, poi non c'è la possibilità di accogliere nuove persone a bordo. Siamo sollevati che stiano iniziando ora le operazioni di sbarco, speriamo che queste si possano concludere nel più breve tempo possibile. Nelle scorse missioni così non è stato, i ritardi anche una volta che la nave ha attraccato sono stati abbastanza significativi e hanno messo a rischio la salute e il benessere delle persone soccorse. Ci è stato anticipato che questa sera non potranno sbarcare i minori accompagnati, tra cui bambini di poche settimane di vita, e speriamo che insomma si trovi presto una soluzione che gli permetta di sbarcare e di essere accolti a terra.